Il camminatore, due vite ai tempi del contagio. Il camminatore non si ferma mai. Camminare fa bene alla prostata, lo dice il medico. A 20 anni non ci pensi e nemmeno a 40. Con più di 60 anni c'hai una sfilza di acciacchi e un cassetto pieno di pasticche. Ma a quell'età non è tutto malaccio. Quello è il momento che cominci il conto alla rovescia, segnando il numero 0 su un calendario che non è ancora stato stampato. Un calendario del 2007. Alla fine di aprile di quell'anno metterai l'ultimo timbro sul cartellino e comincerai a goderti la pensione. All'INPS gli dicono che il giorno preciso che il camminatore chiuderà col lavoro non si può sapere. Dottore, gli dicono, è inutile che fai i conti. In Italia si inventano una legge al giorno e nei prossimi 5 anni lo sa quanti ce ne stanno di giorni? Prende la calcolatrice e moltiplica 365 per 5. 1825 giorni, sono 1825 leggi. Più una, aggiunge il camminatore. Tra 2 anni è bisestile, si fanno una bella risata. Il camminatore se ne va al bar e lascia il caffè pagato a quell'impiegato tanto simpatico. Quel giorno il camminatore si fa la strada a piedi fino allo studio del medico che gli dice di stare attento ai segnali che manda il corpo. «Come vai al gabinetto?» chiede il medico. E lui, «Ci vado a piedi, mica prendo il tram!» E si fa un'altra risata. «Facci caso», gli dice il medico. Ti scappa spesso di notte? No, perché accerti, rimanda al cesso pure 10 volte. Poi di giorno c'hanno lo stimolo e più che pisciare veramente pare che gli stai a dare una sgrullata. Però ti tocca andarci, sennò l'urina ristagna nella vescica e può causare pure il tumore, che nei maschi è secondo solo a quello polmonare. Beh, allora significa che quando vado a camminare passo davanti alla tabaccheria, tiro dritto, passeggio mezz'ora di più e smetto di fumare, così mi tolgo dalle palle tutti e due i tumori, prostata e polmoni. E con questa battuta il camminatore si fa la terza risata della giornata. La prostata è una ghiandola, ce l'hanno tutti i mammiferi maschi, così dice il dottore, che è una specie di officina sta prostata. Tutte le ghiandole funzionano a questa maniera, insomma tipo officina, producono roba e la mandano in giro. Il fegato fa la bile per l'intestino, il pancreas fa l'insulina famosa, che se funziona male ti devi fare le punture del diabete, eccetera, eccetera. Con la passeggiata risolvi tante cose, basta un'oretta a passo svelto, ma se ci riesci a fartene 2 di orette è pure meglio. Il camminatore si compra la tuta da ginnastica e le scarpe al grande magazzino dello sport, quel palazzo blu che sta a Tor Vergata davanti alla Roma-Napoli, l'autostrada. Ci va a piedi il camminatore, sono 2 chilometri circa. Ci sta pure il bar all'entrata di quel palazzino dello sport. Bella giornata, si dice appena uscito di casa con i mocassini. Le tute nel magazzino stanno sotto, le scarpe di gomma al primo piano. Mezz'ora scarsa e sta già in fila alla cassa. Paga e intanto chiede al cassiere, «Me le posso mettere subito ste scarpette?» E quell'altro, il cassiere, risponde scherzando, «Perché sei venuto scalzo?» gli dice. E tutte e due si mettono a ridere. Il camminatore prende un caffè al bar e gliene lascia uno pagato al cassiere tanto spiritoso. Il camminatore se ne torna indietro con le scarpe nuove ai piedi. I mocassini l'ha infilate nella scatola delle Adidas. Pure la tuta nuova si è messo addosso. Arrivata alla rotonda, se ne va per via Angeloni, mica continua per Schiavonetti, vuole allungare e farsi 2 passi in più. Fa bene alla prostata, si dice, eppure ai polmoni. Scende per Petrocelli, rallenta davanti all'edicola, saluta il giornalaro che non schioda mai lì dalla sua edicola. Rallenta, lo saluta e gli fa, vietta a fare una camminata, gli dice, a forza di star seduto te vanno in cancrena le chiappe. L'edicolante fa le corna e tutte e due si fanno una bella risata. Poi il camminatore infila la scorciatoia, ma solo per non respirarsi la merda della via Tuscolana. Smettere con le sigarette non è stato un dramma, anzi, più conta i giorni che non sta a fumare e più si sente fiero, orgoglioso. La moglie del camminatore lo aspetta in pizzeria. Lei non cammina. «C'è 10 anni meno di me», gli dice lui. «Dovresti darmi una pista e invece esci di casa solo per comprarti le sigarette, che infatti lei non va manco a fare la spesa. Ci va lui, ci va. Oppure se la fanno portare a casa dal supermercato, che se spendi più di 40 euro non ti fanno pagare il sovrapprezzo tra consegna a domicilio. E per i pensionati ci scappa pure lo sconto». La moglie si chiama Lida, come la Borelli, famosa attrice del muto che piaceva tanto alla nonna. Sul documento sta scritto Lidia, perché all'anagrafe a quel tempo non gli hanno voluto mettere la lettera di un alfabeto che dicevano che era straniero. La nonna ha baccagliato,
Ma l'impiegato del tempo lì del comune non ha voluto sentire ragioni. Gli ha detto: io scrivo Lidia, ha detto, voi chiamatevela come vi pare. Il camminatore se ne torna a casa con la moglie che gli cammina qualche metro indietro per fumarsi la sigaretta senza disturbarlo. Lui la guarda con superiorità, quasi con disprezzo. Fanno sempre così gli ex fumatori, sono più insofferenti di quelli che non hanno fumato mai. A casa si guarda su internet e conta quanta strada ha camminato. 4 chilometri precisi. E domani vuole allungare un altro pezzo. Magari se ne va per via Barzilai, fino al raccordo. Non c'è mai imboccato in macchina per quella strada. Chissà se c'è un sottopasso per arrivare dritto dritto a piedi fino alla fermata della metro Anagnina. Il 6 gennaio porta la moglie alla Befana di Piazza Navona. Scendono alla fermata Repubblica. Il biglietto della metro vale pure per l'autobus, dice lei. Io prendo il 70. Ci vediamo al Domiziano allora, dice lui che si fa la strada a piedi. No, no, ribatte Lida. Casomai mi trovi davanti al negozio delle bambole, quello che sta di rimpetto alla gelateria. E mentre lui imbocca via Nazionale a passo svelto, lei si accende una sigaretta. I gabbiani fanno il giro del cielo per picchiare verso il Tevere. E che se pescheranno mai in quel fiume zozzo, i sorci? La moglie del camminatore pensa all'urlo che fanno quelle bestie volanti e si ricorda pure il nome del verso, Garrito. Gli pare, o stridio, si chiama così. È una qualche parola orizzontale o verticale che ha imparato sulle parole crociate della settimana enigmistica. Tutte e due di 7 lettere. Un bel impiccio a trovare quella giusta. Davanti al negozio, 3 bambole, fa in tempo a fumarsi un'altra mezza cicca quando arriva il marito, il camminatore. Alla gelateria di rimpetto si prendono 2 granite, lei al caffè e lui al limone. Poi cominciano il giro della piazza. Lida non salta, manco una bancarella, pure se sono tutte uguali spiccicate. Ma ne hai vista una, l'ha viste tutte, dice lui, no? Il camminatore la molla lì davanti a un carrozzone pieno di caramelle. Se ne va verso Castel Sant'Angelo, attraversa il fiume da Ponte Umberto e torna indietro da Ponte Vittorio. Quando il camminatore finisce il giro, la trova di nuovo lì, davanti alla vetrina 3 bambole. Mi piacerebbe tanto la spagnola, dice il camminatore. La spagnola, la bambola che c'aveva mia nonna, sul letto. Manco lo guarda il marito. Lei si rimira la ballerina con la gonna larga e il ventaglio in mano. Se la guarda e sogna di vederla sopra al letto suo. Per la festa tua te la regalo, fa lui buttando un occhio al prezzo che più o meno è quello delle scarpe da corsa che si è appena comprato. Ci vediamo alla metro, eh? Aggiunge il camminatore. Circo Massimo, mi raccomando. Io vado a piedi, tu prendi l'81. E se ne vanno. Uno di qua e una di là. Domenica 26 gennaio, derby Roma-Lazio finisce pari, ma la Magica ha giocato meglio, i discorsi stanno a 0. Possesso palla è 70-30, per i giallorossi ovviamente. Allora perché hanno pareggiato? Chiede Lida. E perché? Perché? Perché la palla è rotonda, bofonchia il camminatore. Il giorno appresso lui esce all'ora che i negozi tirano sulle saracinesche. Quando rientra trova Lida davanti alla televisione. In Cina ci sta un parassita che sta a fare una strage, dice lei. E lui dice, sì, lo so, l'ho intrasentito al bar. Quelli si mangiano i gatti, i cinesi, si mangiano i cani, pure i sorci, vivono nello sporco, tutti ammucchiati. Non è mica una nazione civile quella, è un magazzino di gente mischiata alla monnezza. Ci stanno 2 cinesi malati a Roma, continua lei. Stavano in vacanza su un albergo a via Cavour, mo stanno allo Spallanzani. Il camminatore sbotta. Hai capito, sti cinesi? S'ammalano a casa loro, vengono a fare i turisti in Italia e si fanno curare da noi, a spese nostre. Hai capito quanto siamo micchi? E magari tocca pure comprare le medicine da loro, perché ormai si produce tutto quanto in Cina. Questi qui, sti cinesi, sono così sgamati che se si fanno un graffio ci vendono pure il cerotto per attopparli a spese nostre. Lida si accende la sigaretta e va a fumare sul balcone. Si fa il calcolo degli anni, lo fa con tutti. Specialmente coi morti, ma pure coi malati. Quando aspetta il marito che torna dalla camminata, tra una chiacchiera e l'altra in pizzeria, si informa sempre dello stato di salute della gente imborcata. Beh, se muore un 90enne dice, beato lui che ha campato tanto. Ma quando si scende sotto gli 80 incrocia le dita. Lei ce n'ha quasi 70. Il marito invece ne ha fatti 78 prima di Natale. E tutti la canzonano per questi discorsi tragici e fanno, ma vostro marito camperà 100 anni, gli dicono, quello è un atleta, non sta mai fermo, ha smesso pure di fumare, è un ragazzino. Lei,
E allora si sente in colpa, sorride, si giustifica. Beh, dice, io pure le ho scalate, le sigarette. Mo ne fumo un paio al giorno, al massimo. E mostra la sigaretta spenta che tiene in mano con la smania di uscire e di accendersela. I due cinesi malati che stanno a Roma non c'hanno manco 70 anni. Lo dice il telegiornale. Chissà se fumano, se camminano come il marito. Chissà se è vero che se mangiano i topi e vivono in mezzo alla monnezza. Alla fine di febbraio li tirano fuori sti due cinesi, li tirano fuori dalla rianimazione per metterli in un reparto normale, di degenza ordinaria. Nel frattempo ci sta pure un romano che si è preso il parassita. E in Alta Italia ce ne sono più di 300, dice il telegiornale. Eppure 11 che sono già morti. Il camminatore entra nell'appartamento con la televisione che ormai sta accesa sempre sul canale delle notizie. La smetti di guardare sta roba, dice. Ti fai suggestionare. Metti sul programma che cucinano, no? Almeno mi prepari qualcosa di buono, eh? E si fa una risata. Lei si volta incazzata. Vabbè, dice lui, scherzo, amore. Dico per sdrammatizzare. Mi faccio una doccia, eh? E poi ti porto a prendere il gelato da Tris, a Frascati. Lida c'ha la sigaretta spenta. Ce l'ha così, pure per mezza giornata, sempre spenta. Ogni tanto l'appoggia al portacenere, poi magari si scorda, ne prende un'altra che si tiene in mano per un'oretta, poi si dimentica di fumare pure quella. Mo però s'affaccia al balcone, va lì e se l'accende. Te fa male fumare? Fa lui, orgoglioso d'aver buttato l'ultimo pacchetto del Marlboro ancora incellofanato. È la prima, dice lei mostrandola, ed è pure l'ultima della giornata. Poi borbotta. Sti cinesi ci hanno avuto tutte le cure possibili, possibili e immaginabili, perché erano solamente in due, capito? Mo ce ne sono 300 e domani saranno 1000 e poi magari 10.000, chi lo sa. Quando erano malati solamente loro, l'avevamo portati all'ospedale sul tappeto rosso, capito? Dopodomani non ci sarà più il tappeto e manco la barella. Si ammaleranno i medici, gli infermieri, te lo dico io, la caposala, il primario e pure il ministro della salute. Non ci starà più manco un farmacista che te vende una pasticca o uno sciroppo. Smorza la sigaretta quando è ancora mezza. Si gira al marito, gli fa, io ho fatto il minestrone, mangialo che è caldo, io sono stanca, non c'ho fame. Domani chiudono le scuole, lo dice pure il primo canale, mica solamente quello che dà le notizie, ma proprio pure il primo canale della televisione, quello che fa Montalbano. Meno male che non siamo nonni, pensa il camminatore, se no ci avevamo i figli che ci sbolognavano i nipoti per 2 settimane. Accenna una risata, però Lidia non gradisce. Allora mette la faccia seria e si affaccia al balcone accanto a lei. Non sembra inverno, ve? Gli dice. E poi si ricorda una roba che ha imparato da ragazzino. La luna è bugiarda. Gli torna sta frase. Così dicevano, perché a forma di C vuol dire che la luna decresce. A forma di D invece cresce. Mi sa che a fine settimana sarà luna piena, dice. A letto con la moglie ci va solamente per dormire. Dice che lei puzza di fumo e non gli tira di farci l'amore. Però 30 anni fa puzzava uguale. Eppure lui puzzava di sigaretta. E anche 20 anni prima, quando provavano a fare un figlio che non gli è mai venuto. Sdraiato sotto le coperte, il camminatore chiude gli occhi e si dice da solo nella testa: buonanotte. E poi si risponde: buonanotte al secchio. Il camminatore non si ferma mai. Ogni giorno svolta una curva diversa e allunga di qualche centinaio di metri. Arriva in pizzeria. Dammi il supplì, dice saltellando come un fringuello. Fa 3 flessioni sulle gambe con le braccia tese. E poi aggiunge: hai visto che forma fisica, eh? Quant'anni mi daresti? E il pizzettaro: te darei 30 anni. De galera però. E se fanno una bella risata. Lida non lo aspetta più, seduta in pizzeria. Sta a casa, non esce. Il canale delle notizie dice che la malattia è mortale solo per la gente che sta già male di suo. Il primo a morire a Roma è una donna. Però il giornalista specifica che è deceduta con il Covid-19 e non a causa dello stesso. Dice che questa era cardiopatica. Il parassita ha peggiorato una situazione che era già critica. Come si chiama sta malattia? Chiede il camminatore appena rincasa. E lei ripete il nome scientifico che tutti ormai si sono imparati a memoria. Tutti tranne lui che pensa solamente a camminare. Ieri si è comprato un'altra tuta. Esce tutti i giorni e spesso anche 2 volte. Mattina e sera. Arriva a casa, si spoglia e butta quella sudata ai panni sporchi. Lida gli fa trovare sempre un cambio pulito e lui se ne riparte a passo svelto, innocente come un pischello. Domani chiudono le scuole, dice lei. E chi se ne frega, risponde il camminatore. Vabbè che lo sport mi tiene in forma, ma mica te crederai che sono tornato alle elementari. E si fa
Una bella risata. Qualcuno vuole chiudere tutto, rintuzza lei. Pure i negozi di vestiti, le trattorie, i cinema. Vogliono fare come in Cina, con la gente che non può uscire di casa. E dicono pure che dobbiamo stare a un metro di distanza. Niente abbracci e niente strette di mano. È seria mentre parla. Lui se la guarda e smuove la testa di qua e di là. No, dice no. No, non mi ci metto in galera da solo a casa mia, dice. L'esercizio fisico fa bene. Non ci sta un dottore al mondo che dice il contrario. Un'oretta a passo svelto, ma due pure meglio. E non mi prendo il tumore alla prostata e manco ai polmoni. Piuttosto te, gli dice la moglie, te dovresti buttare via quelle sigarette maledette e fatte due passi insieme a me. Non c'hai più fiato manco per salire le scale. Allora lui si rimette la tuta, le scarpette di gomma e si va a fare un altro giro. Il solito. Fino al negozio di sport che adesso è chiuso. Peccato. Peccato perché si era portato 2 euro di spicci per prendersi il caffè e lasciarne uno pagato al cassiere simpatico. Peccato davvero. Riparte. Oggi fa freddo, pensa mentre allunga il passo. Domani esco col cappello di lana e i guanti. Fa il giro lungo su via Petrocelli. L'edicolante sta abbassando la cera cinesca. Ma che fai? Dice il camminatore. Chiudi a quest'ora, scansa fatiche, gli dice. Ma non so manco perché me fanno tenere aperto, risponde quello. I giornali non se li compravano manco prima, figurati adesso. Ieri ho venduto 3 copie in tutto, manco se sono venuti a prendere i resi, gli dice. Vabbè, va, dice il camminatore. Dammi la settimana enigmistica, mica per me, eh? È per l'Ida. Così, dice il camminatore, e gli allunga la moneta da 2 euro e se ne torna a casa con 50 centesimi di resto. Il giornalaro gli ha ammollato gratis pure un sacco di giornali, un pacco proprio. Sulle prime pagine c'è scritto «Chiude l'Italia» o «Chiusi bar e barbieri». Pure il Corriere dello Sport intitola «Italia, fermate». Stasera sul primo canale c'è Don Matteo. Il camminatore è un appassionato di frassica che nel telefilm fa «Il maresciallo dei carabinieri». Nella puntata odierna al comico gli è presa una malattia strana, non sente più le voci. Ma solo quelle dei maschi, quelle delle femmine le sente benissimo. Sdraiato a letto il camminatore si accoccola accanto a Lida, trema un po'. Mi sa che ho preso freddo, dice. Mi sa che domani non esco, mi riposo. E piano piano si addormenta ridendo davanti alla televisione. Che spiscio sto siciliano, bofonchia, mentre mezzo intontito lei gli carezza la testa come un pupo. Venerdì 20 marzo. Il 112 risponde subito. 10 minuti e stanno sotto casa. Dall'ambulanza scendono in 2. Stanno bardati come palombari. Non si capisce manco se sono maschi o femmine. Devo firmare qualcosa? Chiede Lida. No, niente, signora. Metto una giacca, aspettare un secondo, adesso scendo. No, gli fa uno dei 2 palombari e col gesto della mano, senza manco toccarla, la inchioda sul pianerottolo. Torni dentro, signora. Lei non deve incontrare nessuno per 2 settimane. Anzi, sarebbe meglio 3. Si portano il camminatore giù per le scale, dentro a una specie di cassa da morto di cellofan. Scusate se non c'è l'ascensore, fa lei. Uno dei 2 alza le spalle come a dire che tanto non fa niente. Lida li segue con lo sguardo e senza accorgersene pure coi piedi. Quando parte l'ambulanza, lei si ritrova sul portone. Per l'abbrivio gli va appresso un altro po' dei metri. All'angolo di via Micucci vede la sirena allontanarsi verso Tor Vergata. In quella direzione ci sta pure la pizzeria. 100 metri ancora, infatti. 100 metri di marciapiede e ci è arrivata. Le delizie della tavola, c'è scritto. Panificio gastronomia, ma però è chiusa. Di rimpetto ci sta la farmacia. Lita attraversa e si ferma a qualche metro da un pelato, alto, che parla. 3 vecchi lo stanno a sentire. In terapia intensiva, coi tubi infilati nei polmoni, ne muore 1 su 10. Ma questa è la statistica prima del virus, dice. Ma questa parassita cinese se ne vanno via 1 su 2. Le vecchie annuiscono e lui continua. Quando si libera un letto in terapia intensiva, sono 4 i dottori che decidono. 2 anestesisti, 1 rianimatore e 1 specialista di medicina interna. Tocca decidere a chi spetta quel letto vuoto. In un clima di normalità lo danno al più grave, quello che rischia di più. Ma adesso sono tutti ugualmente in fin di vita e allora chi se lo piglia sto letto? Chi se lo piglia? Le vecchie si guardano. Pare che stanno a un quiz televisivo a cercare la risposta esatta. Il pelato fa una pausa di suspense, poi sentenzia. Se lo prende il più giovane, se lo prende. In un quadro apocalittico come questo, la salvereste voi la vita a un vecchio che tra 5 anni crepa di tumore alla prostata? Lei è medico? Chiede Lida. No, fa il tipo, no.
Mio cugino è infermiere al policlinico e con la mano indica in fondo alla strada, verso la Roma Napoli, dove sta l'ospedale. Ha visto quell'ambulanza che è arrivata in Borgara stamattina? Io non so chi si è portato via, ma se ero quello del centralino, prima di farla partire l'ambulanza, avrei chiesto: quanti anni c'ha sto malato? Con chi vive? Ce l'ha un figlio, una figlia, una moglie, una sorella che si prende cura di lui se glielo riportiamo guarito a casa? Perché se dobbiamo curarlo per rimandarlo a casa e farlo crepare è tutta una fatica sprecata, con tanti cinquantenni che lavorano, che hanno ancora relazioni, con tutti i giovani di 30 e 40 anni che si infettano, mica puoi far passare avanti un vecchio che non c'ha più una vita davanti e rischi di far morire un quarantenne che lascia moglie e figli. Annuiscono le vecchie e lui continua. Senti questa, senti, un paziente scrive un biglietto e glielo dà a mio cugino per recapitarlo alla moglie. Beh, mio cugino, l'infermiere, lo legge e poi lo butta al secchio. E sai perché? Perché? Perché ci stava scritto: portami via da qui, lasciami morire a casa. Ma in tutta coscienza io posso recapitare un messaggio del genere a una moglie che una mattina in fretta e furia ha lasciato il marito davanti a un'ambulanza, poi si è chiusa dentro casa in quarantena e non l'ha più visto e sentito? Quella donna, senti a me, non la faranno avvicinare manco alla cassa quando il marito è morto. C'è la possibilità del contagio. Quando uno se ne va al creatore, che schiatta, mio cugino infermiere gli fa una foto col cellulare, poi manda un WhatsApp. Quella è l'ultima cosa che resta al parente. Accanto alla farmacia c'è l'autoricambi, pure quello è chiuso. Lita pensa al negozio di Piazza Navona. Mica avranno tenuto aperto quello che vende le bambole, no? Oggi non se la comprerebbe, no? Non se la comprerebbe manco lei la bambola spagnola col ventaglio. Lita c'ha il pacchetto delle sigarette in tasca, ma gli è passata la voglia di fumare. Magari dopo, pensa. Le chiavi, dice pensando ad alta voce. Sarà dimenticata a casa. Si rende conto che è uscita con la vestaglia e con le ciabatte ai piedi. Se ne accorge mentre cammina nella direzione indicata dal pelato, il chiacchierone. Quello che ha detto: verso la Roma Napoli, dove sta l'ospedale? Alle 11 precise tutte le radio italiane trasmettono l'inno nazionale. Dalle finestre si sente pure Andrea Bocelli in filo diffusione. Lida cammina sul marciapiede dove che gli pareva che c'era un fruttarolo, gli pareva sulla sinistra. Certamente è chiuso pure quello, no? E appresso si ricorda l'entrata di una sottospecie di parco. Ma forse non lo vedi perché andava dritta, perché l'ha passato. In fondo dovrebbe starci il palazzo blu, quello che vendeva le cose di sport. E accanto uno che vendeva le scarpe, tutte scarpe, solo scarpe. E un altro ancora che vendeva roba di casa, dal giardinaggio ai cessi, tutto. Ma Lita cammina. Sente le calze corte che si ammucchiano in punta alle ciabatte. Oltre il raccordo e l'autostrada manco l'erba ci cresce. E la terra pare disegnata da un ragazzino, una terra para, fatta col pennarello. In fondo c'è un orizzonte dritto che pure se allunghi il passo non ci arrivi mai. Lida cammina e chi la ferma più? Lascia le impronte di ciabatte sulla sabbia di un'infinita spiaggia senza mare. Altri tre passi e non ci sta più manco lei. Il cielo è bianco e un foglio di carta scancellato. Se qualcuno la vede passare, mi raccomando, non la disturbate, non preoccupatevi più per lei, troverà quello che cerca. Camperà come sarà possibile. Ignoratela come si fa coi cani randagi. I cani che girano tanto, mangiano poco, ma non crepano mai.